L'artista esistenziale Simona Serrato a tutti, una poesia della nottata, secondo me molto molto bella. Poi andremo un pochettino a snocciolare assieme. Buongiorno principessa, buongiorno principessa, che rotoli, sorridente sul prato, con un fresco ciuffo d'erbe in bocca. Buongiorno principessa, la tua responsabilità quotidiana è atavica saggezza. Buongiorno principessa, che illustri la tua casa come un castello regio a qualsiasi ora del giorno e della notte. Buongiorno principessa, lavori incessantemente, ininterrottamente e bevi di buon mattino un bicchiere di fresco caffè latte. Buongiorno principessa, un grassoffice chioma corvino che abbraccia gentilmente un gelido guanciale. Buongiorno principessa, quella vitalità tenace è davvero benaugurante per voi e la vostra famiglia ed oltretutto spettacolare. Buongiorno principessa, il tempo è denaro, peccato sia sempre di meno, seppur ben speso. Buongiorno principessa, mi complimento con una donna unica e sola che ha sempre combattuto per i propri ideali e soprattutto, nonostante le difficoltà della vita, non si è mai arresa. Ogni riferimento a cosa persone interessi può ritenersi puramente casuale. Scusatemi un po' di stanchezza. L'artista esistenzialista è un po' scritta per tutte quelle donne che soffrono, combattono. Non si sono mai arrese nonostante le difficoltà della vita, sorridono sempre e quindi fanno della loro quotidianità, della loro responsabilità quotidiana una saggezza atavica, la saggezza della notte e dei tempi e puliscono la casa da testa a piedi a ogni ora del giorno e della notte, tutti i santi giorni, lavorano dentro e fuori, non sono mai a casa e quando ci sono fanno il triplo del lavoro e quindi magari hanno un soffice chiamo Corvino con tanti pensieri in testa che abbraccia un guanciale che spesso volentieri è gelido perché magari attorno hanno poco aiuto, hanno una vitalità, una tenacia che è impressionante e perché hanno in testa solo la famiglia, nient'altro. Per loro il tempo è davvero denaro, corrono a destra e manca fra lavori di ogni sorta, qualunque essi siano, purtroppo in un lasso di tempo che è sempre più piccolo, seppur ben speso nei minimi termini. Quindi c'è questo complimento con donne uniche, sole, nel loro genere, che combattono i propri ideali, il proprio credo, sempre e comunque, nonostante le avversità, le difficoltà della vita, e non si arrendono mai. Quindi da parte mia c'è un complimento più unico che raro, un plauso e quindi prendo atto che davvero ci sono delle donne che, alcune donne, poche donne, pochissime donne che vivono in questo modo, io un po' le considero quella della vecchia guardia, oggi ce ne sono davvero pochissime, credetemi, non penso che siano le ventisenni di oggi, forse non sono le più mie, diciamo le mie cinquantenni, 45 anni, 50 anni. E ripeto, alcune, poche davvero, e il mio plauso va soprattutto a loro. L'artista esistenzialista, buonanotte a tutti.